Sono il maestro D'Angelo, c'è qualcuno in segreteria? Sì, ora Alberto da fiduciario. Grazie. Signora, c'è il maestro D'Angelo. Ah, meglio subito. Buongiorno, signora. Sono il maestro D'Angelo. Mi dispiace per il ritardo, ma sono partito appena ricevuta la nomina. La sua non è... Beh, è una classe un po' particolare, perché ci sono dei ripetenti, ci sono dei nuovi iscritti. Insomma, elementi non facili. Peccato che siamo già al secondo trimestre, ma tenterò di recuperare. Beh, lei faccia quello che può. Comunque cerchi di tenerli a freno. Spero di cavarmela. Non li sottovaluti, però. L'ambiente è quello che è. Cioè, come? Beh, insomma, lasciamo andare. Mi scusi, la classe mi aspetta. Comunque, se lei ha bisogno di me, mi troverà qui oppure in segreteria, va bene? D'accordo. Buon lavoro. Grazie. Silenzio, eh? Su, basta, calma. Calma. Buongiorno. Io sono il vostro maestro nuovo. Mi chiamo Bruno D'Angelo. Bruno? D'Angelo. Da che parte viene, vai? Vengo da un paese vicino a Napoli. Sì. Facciamo l'appello? Vabbè. Sappiamo quelli che non ci stanno che quelli che ci stanno. Vediamo chi ci sta. Betty Sandro. Lucia lavora. Che lavoro fa? Lavora da fruttarolo. Sassu Monte. Quale monte? Lei è arrivato. Del Croce a Luciano. Presente. Adesso sentiamo cosa stavate studiando. La rivoluzione francese. Vogliamo sentire qualcuno? Il capitano. Vuoi venire tu? Vieni. Come ti chiami? Menoni Giorgio. Costruisce case quando sta su imparcature alte, che vede le teste dei morti, della gente sotto. Hai detto squass, sai cosa vuol dire? Che le va a carci dal vestito. Vabbè, vai. Senti, scusate, ma mi pare che tu l'abbia imparata un po' a memoria, no? Mm-mm. Dimmi con parole tue che cosa sai della Rivoluzione Francese. In parole mie, come sì, con parole, quello che hai capito. La rivoluzione francese era che questi francesi si ribellarono perché i massimi diritti del potere li avevano solamente il clero e i nobili, mentre i cittadini se dovevano solamente lavorare e pagare dure tasse, mentre invece i nobili e il clero vivevano in un lusso enorme che il non pagano tasse. Sì, sarebbero i preti che allora comandavano e anche comandavano. E i re certe volte avevano pure paura di questi preti che potevano organizzare una rivoluzione. Allora siccome i cittadini si superano... Silenzio, ragazzi! Si superano di pagare queste dure tasse. E allora... Il 14 luglio 1789 attaccano la Bastiglia, armati di cannoni e di fucile, l'unica fortezza che ha la Francia, che mai nessun popolo era riuscito a distruggere. Cos'è la Bastiglia? Cosa ci stava a quel tempo? C'erano le armi, tutte le armi che possedeva la Francia e gli uomini politici.
Nella Bastiglia? Sì, erano rinchiusi per non mandare avanti questa rivoluzione, perché qua, quando prima della rivoluzione c'erano degli uomini che organizzarono, allora ho capito. Costarono. Va bene, basta così adesso. Quanto metti, mai? Quanto ti metto? Voce! A battaglia. Silenzio, ragazzi. Ossa lunghe, ossa corte, ossa piatte. L'ossa dell'uomo adulto completi sono 203. E 3. 3. E sul mio dice 3. La gabbia toracica comprende i polmoni e il cuore. La prima impressione non è certo stata incoraggiante. Ripetono le cose quasi senza rendersi conto di quello che dicono. Nomi di re, di regine, di fiumi, di montagne. E poi date, di guerre, di pace, di nascita, di morti. L'importante per loro non è capire, ma soltanto imparare a memoria, per prendere un voto, per passare l'esame. Un disastro. Ricordi che i nobili del clero hanno i massimi diritti, mentre il terzo stato, la borghesia, non aveva i diritti dei primi due. Vabbè, allora continua la lezione, Sì. Allora, è una profonda crisi. Sentite, ragazzi. Adesso che cosa vogliamo fare? Niente. E che no? Di dove? Decidiamo insieme che cosa facciamo. Scriviamo un pensiero, Vabbè. Un paio di frasi bastano. D'accordo? D'accordo. Poi ci sono mia nonna di 70 anni, mio fratello di 11 e mia sorella di 7. Questa è la mia famiglia. Pensierini aridi, sgrammaticati, buttati giù in fretta tanto per accontentarmi. Eppure sono certo che saprebbero fare di meglio se volessero, se capissero che non è per me che debbono lavorare, ma per se stessi. Concini, questo è scritto bene, che avevi rotto. Sono aggiustati. Questa è tutta una parola. Perché di Gesù? Perché c'è scritto miracoli? Come? Guarda, di chi parla? Quando ti alza la mattina? Mamma. La tua mamma. Parla della mamma allora. Stavo tutto pronto. Mamma è brava. Ma è vero questo? Sì. Ho dato un'occhiata ai libri e ai quaderni degli altri ragazzi della borgata. Pensierini sugli animali, sulle stagioni, sulla famiglia. Un mondo di favola, stucchevole. Niente che corrisponda ai loro veri interessi, alla loro realtà. Hai ripetuto delle classi? Perché non cominciano da scuola a 8 anni. Perché non sei andato prima a lavorare, già? Ho sfogliato i libri di testo dei ragazzi, nella speranza di trovarne qualcuno discreto, da usare in classe, ma senza successo. Dopo averli conosciuti un po', dopo aver visto come vivono, l'idea di insegnargli queste cose mi sembra ancora più assurda. In attesa di recuperare gli assenti, avevo preparato una lezione sulla Rivoluzione francese. Un argomento al quale mi era sembrato che si interessassero. Allora, cosa succede? Siccome il popolo manifestava e la borghesia manifestava per avere più libertà d'azione, il re si rendeva conto di questa situazione. E ci furono alcuni ministri che proposero. Mi interessa che capite bene le motivazioni, le cause che portarono allo scoppio della rivoluzione. Allora ci fu qualche ministro che propose riforme di questo genere, come diceva Scafati. Mi pare che si chiamasse Calon, possiamo confrontarlo sul libro. Calon propose una tassa sulla proprietà fondiaria. Se non che i nobili erano potenti a corte, si opposero. La lezione è stata un fallimento, non gliene importava niente e non riuscivano a seguire. Del resto, perché avrebbero dovuto interessarsi a quegli avvenimenti lontani, incomprensibili per loro? Era stata un'ingenuità la mia. La monarchia non sarebbe caduta. Riccioletto! Riccioletto! Riccioletto!
morto. Vieni. No, è vivo. Perché non lo vedi? Allora mica vedi a scuola. Mettiti là, piazza, guarda. Ma me sono da scuola. Dunque, la situazione del popolo era molto, molto precaria. L'arrivo di Sergio Piazza mi ha rincuorato. Ieri era venuto anche Franco. L'aula un po' alla volta si va ripopolando. Ma è l'insegnamento che mi preoccupa. Devo trovare un modo nuovo, diverso, di fare scuola. 2,20. Ed è 14. 2,20 più 2,20. 4,40. Benissimo. 14. Poi come si fa? 14 più 4,40. Ho sbagliato a mettere il conto. Hai sbagliato. Hai mettere il conto. 4. Quanto hai messo? Ho provato con l'aritmetica. Un problemino impostato sul gioco del calcio. Funzionava. Ma era una gara. E ce n'erano tanti che non riuscivano a seguire. S25. Bisogna fare l'operazione. Vieni qua. Innanzitutto diciamo una cosa. Diciamo una cosa. Questo palo qui c'è? No. Quella è la riga. Benissimo. Allora non c'è. Questo non è in legno. Quindi bisogna sottrarlo. Vero? Allora bisogna fare prima di tutto questo. Guarda. 18,40. Meno la lunghezza di questo, perché non è un palo. Non ci serve il legno per fare questo. Allora quant'è? 18,40. 18,40 meno questo qua. Non posso metterli in competizione, in concorrenza tra loro. Bisogna che imparino a lavorare insieme, ad aiutarsi. In alcune pozzanghere abbiamo trovato dei pesci, sopravvissuti chissà come. C'è qualcosa di serio nel loro rapporto con la natura, con gli animali, quelli allo stato libero in particolare. Lucertole, pesci, rane, passeri vengono cacciati, catturati, studiati a modo loro, si intende, spesso anche torturati, uccisi. Ma valgono alcune regole generali. Per esempio, non si uccide mai la femmina quando è incinta. Siamo tornati a casa stanchi. Conoscendoli nel loro ambiente, ho appreso più cose sul loro conto di quante ne avrei imparate in 2 anni di vita in classe. Si è riconosciuta a queste cose, vedete? Sì, ma poi vede, ma sì, il rigametti che c'è qui su. Ma poi vede? La femmina sta per gli stoccellomo. Invece la femmina non c'è là, vedete? Da dove si riconosce? Oggi è stato un giorno importante. Non li avevo mai visti così attenti, interessati. Lo studio delle lucertole è cominciato così, spontaneamente. Stava in arte. No, stavano assieme. Con la mossica. Aspetta che le puoi far male così. Ragazzi, sistemiamoci un momentino a posto, eh? Cerchiamo di parlare. Questo lo mettiamo qui. Ieri nel pomeriggio con alcuni di voi abbiamo fatto un'esplorazione, diciamo, no? Giancarlo, perché non vieni qui e spieghi alla classe cosa è accaduto ieri? Quello che abbiamo fatto ieri, no? Quando ci siamo incontrati. Appena Giancarlo ha finito di scrivere, procediamo nella passeggiata, no? La prima cosa che abbiamo visto sono stati i nidi. Ah, poi mi ha preso la rana! Ma la raganella che cos'è? Abbia del ragano! Una rana piccola! E il ragano? Cioè, che termine è? Un termine secondo voi giusto per indicare la lucertola? Certo! No, perché c'è pure un anfibio. Una rana. Ho tentato una prima classificazione. Tu, Giancarlo, che cosa intendi per ragano? Cioè, questo qui come le chiami? Lucertola. Benissimo, quasi bene. Lucertola. Ma il procedimento risultava astratto. Mi seguivano a fatica. Il ramarro è una lucertola, no? Il discorso è tornato alla loro esperienza diretta. Atroce il più delle volte. Ecco. Io una lucertola per rabbia gli ho fatta la tortura dal sole. Ho preso un bastone, ci ho legato e al sole ho messo. Io un po' era arrossita. Io invece a uno legata per sempre. No. Poca la lente col sole. Io ho bruciato tutto. Chi altri ha ucciso o ha squartato una lucertola? Io ho preso una lucertola. Ho preso un pezzettino di legno decompensato. Gli ho inchiodato le gambe e che la corrente gliela mettevo addosso. Però la corrente gli ha fatto venire per spillette. Sì, addosso. Prima lui io l'abbiamo rucertola, ce n'avamo una, l'abbiamo lasciato su un albero.
La mattina lo chiamavamo Guardino e lui dai rami zompava e scendeva. Invece le altre... Invece non è vero, invece è vero. È una bugia questa che ha detto tuo fratello? No, era vero che gli avevamo regalato le cose, però non è vero che lui diceva Verdino. Poi ai casi... Li ho lasciati parlare. Certo c'era una gran confusione, ma parlavano. E parlavano di cose che conoscevano. Si sentivano sicuri. Non mi consideravano più un estraneo. Ma tu le hai ammazzate, però. No, sei un maniaco. Tu non le hai mai ammazzate? Ah, qualche volta così, ma no. Che lui come via... Oh, ma quello che mi avete raccontato delle lucertole l'avete fatto anche con altri animali? Sì, sì, ne abbiamo presi 500. Una panzera così dei in tre giorni abbiamo preso 500 passeretti. E la paglia che ha cascato dentro pure di più saranno stati. Ecco, adesso io vorrei invitarvi, ad una cosa, ascolta Del Croce. Perché non ammazziamo queste due lucertole? No! Zoologico. No, pure io. Qui ci piacciono, che ne siamo stati la villa. Non voglio sapere che cosa succede. Sei in picco, mica no. Silenzio, ragazzi. Ragazzi, facciamo... Sono armato. Aspetta. Prova a spiegarmi perché queste non le vuoi ammazzare. Non perché... Che succede? Che succede? Che sono appuntito con l'arma. No, Giancarlo, tu non fai nulla, eh? No, mica io ho fatto. Vediamo chi è per non ammazzare queste lucertole. Oh. Queste? Queste, intanto. Piazza, nulla. Eh? Queste vuoi ammazzare? Guardati in giro, Giancarlo. Solo io e Veneti vuole ammazzare. Ecco, siete in due, in tre, piazza, compreso piazza. Il cannibale. Va bene? Perché lo ammazza, Marco? E allora bisogna rispettare... Quello che la maggioranza. No. Sergio, tu prima hai detto che torturi le lucertole, vero? Sì. Ecco, adesso mi devi spiegare perché queste non vuoi che si ammazzino. Perché sono accoppiate, no? C'è un maschio e una femmina qui. Sì, e sto maritando. E una sta per partorire. Ragazzi, cercate di ragionare però. Sì. Non è che queste siano più belle di quelle che trovate nei prati. No, però che ne so. Bisogna saperlo. Cerchiamo di ragionare. Perché volete ammazzare quelle dei prati e non queste? Perché quelle lì stanno più libere e stanno più a portata di mano. Perché quelle scappano subito appena le vedono. Invece queste qua che scappano, stanno dentro a quel vaso. Benissimo, io devo sapere chi altri ammazza, anche la femmina quando è incinta. Io non ammazzo. Io ne faccio pallone. Benissimo, allora cancelliamo la lavagna questo elenco. Lasciamo. Torturiamo gli animali. Poi scriviamo, non torturiamo queste lucertole, va bene? Numeriamo, 1, 2. Sono due cose diverse queste? Sì. Possiamo anche aggiungere, non torturiamo quelle incinte, va bene? Sì. Avete detto anche questo? È possibile che delle persone dicano cose che si contraddicono? No. Con il materiale elaborato, scritti e disegni, abbiamo composto tre grandi tabelloni, uno per ogni gruppo, ed è stato deciso di affiggerli alle pareti. Di che sono ricoperti? I ragazzi sono fieri del lavoro che hanno fatto. E se lo cerco la c'hanno le squame? Prima hanno descritto le lucertole che conoscono, le loro abitudini e caratteristiche. Poi, con l'aiuto dei libri, hanno esteso lo studio ai rettili in generale. Infine hanno scritto considerazioni e pensieri. La lucertola vive nei prati per avere la quiete e la libertà, lontano dalla civiltà e dai frastuoni. È importante per il ragazzo partire dalla sua esperienza diretta. Lo studio diventa così una ricerca, una conquista personale. Il ragazzo ne è il protagonista attivo, non il soggetto passivo. Niente gli viene imposto dall'esterno, dall'alto. L'altro giorno è successo un fatto molto grave. Qualcuno di voi ha messo in moto una macchina in giardino.
E io sono stato addirittura chiamato da un carabiniere. Cosa succede? Verbale. Adesso ascoltate tutti senza parlare. Così non si può assolutamente fare scuola. La prima cosa è prendere una macchina per fare un giro. Chi ritiene questo fatto grave? Grave. Grave. Allora diciamo che è grave. Lo passiamo di qua, eh? Per fare un giro sulla prendere macchina, le galline. È grave o no? Sì, no. Sì, 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 è grave. È grave. Ma con le galline, ma perché per fare un giro con la macchina è grave per prendere la gallina, non è grave. Ma come ragioniamo? Per me la gallina non è un fatto grave, perché uno si sa, pure io, cioè a certo orto quando ho rubato pure te. E fammi finire da parlare, in Cologno ho rubato le galline. Se siamo magnati, che se mettiamo il contadino e scopre, va a vedere i carabinieri. No, non è grave, non è grave. Perché la gallina sono pure dentro. Ma perché la tua parte? Vabbè, ma perché allora? Ah, capisci? Ma perché? No, ragazzi, non è possibile così. No, Romano, così non è possibile. Vi rendete conto che non si riesce a capire niente? E qui bisogna decidere. Vabbè, parlo prima io. No, non è vero che parli prima tu. Qui bisogna decidere, assolutamente. Bisogna che noi decidiamo che per parlare bisogna rispettare un ordine. L'abbiamo già detto alcune volte questo fatto. Vogliamo rispettarlo, per favore? Altrimenti è un caos. Era andata bene. I ragazzi avevano raccontato, discusso, e di un argomento delicato, scabroso, come il furto. Poiché ormai da solo non sarei riuscito ad andare molto avanti, ho invitato a scuola un amico. Dunque, ascoltate un momentino, ragazzi. Questo è un mio amico e si chiama Raffaele. È un ragazzo di Borgata. Del Tiburtino? Non è del Tiburtino, adesso poi ve lo dirà lui. E ha avuto delle esperienze che io credo che siano importanti per la discussione che noi abbiamo fatto. Noi abbiamo discusso in questi giorni sul furto e molti di voi hanno scritto anche dei temi e abbiamo messo alla lavagna alcuni motivi del perché si ruba. Quindi io vorrei che Raffaele, Ralph lo chiamiamo, come? Ralph, ci raccontasse un pochino la sua storia. E poi possiamo anche fare delle domande per sapere qualcosa di più. È uno che ha avuto delle esperienze del genere di quello che voi avete raccontato nei temi, però adesso non è più assolutamente un ladro. Hanno cominciato a parlare tutti insieme e la discussione è durata a lungo, disordinata, caotica, ma infinitamente benefica. Abbiamo cominciato ad usare le macchine da scrivere. Una è mia, l'altra me la sono procurata. I ragazzi si sono divisi in gruppi. Chi batte a macchina, chi detta, chi corregge gli errori. Poi si danno il cambio. Così. Nero. Allora vogliamo leggere quello che ha fatto ogni gruppo? Sì. Cominciamo qui. Ralph ha cominciato a rubare a 12 anni. È andato con i suoi amici a rubare ortaggi negli orti dei vicini di casa. La madre, quando seppe che lui conduceva questa vita, si preoccupò. E consigliato dalla polizia, lo rinchiuso all'istituto. Consigliato dalla? Polizia. Polizia? Polizia. Ralph ha cominciato a rubare la frutta a 12 anni, poi ha cominciato a scappare da casa. Sua madre lo ha rinchiuso in un istituto di osservazione, dove è stato rinchiuso per 5 mesi. Poi è uscito e ripreso a rubare, finché non è stato rinchiuso al riformatorio. E poi è riuscito e ha messo la testa a posto. Ed ora si è messo a lavorare, a fare il manuale ed aranciarsi. Perché hai rubato? Perché credevo che fosse l'unica strada per combattere le società benestanti. Che cosa hai provato la prima volta che hai rubato? Molta paura. Dopo la prima volta che sei stato al riformatorio, hai rubato ancora? Sì, perché dopo l'esperienza volevo essere superiore ai ragazzi di Borgata. Nella tua carriera hai avuto delle cattive compagnie? Le cattive compagnie erano il perno della mia vita. Lo studio sulla delinquenza e sul furto ci ha preso quasi 10 giorni. Questa volta abbiamo composto un unico tabellone che comprende il lavoro di tutti. C'è questo qui, no? Di portaportese. Ecco, che possiamo mettere qui? No, portaportese riguarderà. Ralph ci ha dato una mano. Con lui erano due i maestri in aula. O meglio, non c'erano più maestri.
Finalmente si lavorava tutti insieme. Prima il furto di gallina, allora, come se fosse una sequenza, no? Poi il poliziotto che insegue e poi la cattura. Gli va bene così? Il furto di gallina era questo, quello di Valento. Non fa niente! Ma come un titolo? Bisogna trovare un titolo a tutto il tabellone. Aspettate, come? Fatti assurdi. Fatti assurdi, no. Tu dici? I furti. I furti. I fatti della malavita. I fatti di Roma. Quando vi assicuro. La malavita. Ma non lo voglio sapere. Cronaca di Roma. Cronaca di Roma. Cronaca nera. Succede anche da altre parti, no? Lui ha detto cronaca nera. Scegliamone uno. Qualcun altro ha detto. Contro la legge. Contro la legge? Sì. Mi pare che siamo tutti d'accordo con contro la legge. Io, ma è contro la legge. Da questo. Se avete attaccato un pochino storto. Ecco. Guardiamo, scendete. Figo, vedi i cartelloni e lucertole. Non voglio farmi illusioni. Non pretendo di averli immunizzati contro il furto. Ma se ne è parlato. I ragazzi si sono espressi. Mi sarebbe piaciuto che da soli fossero arrivati alla conclusione che oltretutto rubare significa fare del male a se stessi e agli altri. Il pensiero non è venuto fuori, ancora. E ho preferito non forzare la mano. Vediamo le misure dove sono scritte. Ecco, benissimo. Allora il più lungo dove lo mettiamo? Da qua. Bravissimo, di qua. I banchi non servivano più. Ormai avevamo formato tre gruppi. Quelli di Tiburtino, di Pietralata e della Torraccia. Così abbiamo deciso di dare una nuova sistemazione alla nostra aula. Prima di mettere i morsetti aspetteremo. Allora, Mennoni, vuoi portare i ripiani per favore? Le portate, tutta la roba della cattedra è qui, su questo tavolo. Allora, falli mettere a Mennoni, dai. Sta zitta. Ecco. Vediamo un po'. Ma è un vedi. Quanto è bello. Siccome tutta questa roba nuova che c'è in classe è stata presa a credito. A credito? Credito? Sì, sapete cosa vuol dire a credito? Sì, che sono andato a pagare, sono che bisogna ancora pagarle. Non è raro, bisogna ancora pagarle. Allora bisogna fare dei conti, eh? Bisogna fare dei conti in modo che noi possiamo tenere una cassa dove noi mettiamo dei soldi che ci possono servire per comprare delle altre robe in aula, no? Che fanno i conti? Grazie. Ora, per tenere una cassa non è molto semplice, bisogna che ve lo spieghi un momento. E allora dovreste fare i conti... Ho avuto la conferma di quanto sia importante prendere lo spunto da problemi concreti. Ora che si trattava di amministrare del denaro esistente, di proprietà della classe, erano tutti disposti a lavorare. Finalmente capivano l'importanza, l'utilità dell'aritmetica. Qui entrate. Pure noi? Sì, sì, rifate lo schema. 38. Allora, è 1280. Io mi calcolo la dozza. Va bene? 1280. Poi ci sono... Forse per la prima volta dal giorno del mio arrivo ho provato un senso di ottimismo, di fiducia. La scolaresca indisciplinata e ribelle dei primi giorni si sta trasformando in una piccola comunità alla quale tutti sentono di partecipare in modo attivo, responsabile. Questa mi sembra la cosa più importante per il lavoro futuro. 5.630, ma in un mese ce la famo. Questa mattina il quartiere era in subbuglio. Erano arrivate le ruspe del comune ad abbattere un gruppo di vecchie case. I ragazzi li ho portati a scuola a fatica. L'avvenimento li aveva colpiti, li toccava da vicino. Perché buttano giù le case? Perché le buttano giù? Sentiamo piazza. Buttano giù prima perché se una famiglia se ne va via, e murano, no? E dopo la sera spallano e c'è sempre. Io quando passo da me, da Milano, perché la gente vuole entrare dentro? Siccome gli hanno dato doppio perché c'è pure la FIA, se imbucano loro, gli lasciano quella FIA e loro se lo fanno da nuovo. Cioè, chi abitava in queste case vecchie? Prima l'hanno fatta andare. Ha assegnata la casa, una casa popolare, no?
Allora, per non far entrare, diciamo, come li vogliamo chiamare? Abusivi? Abusivi. Abusivi. Ma questi abusivi da dove vengono? Da tutte le parti. Ragazzi, vengono forse pure quelli da Doraccia. Ma tu che cosa ne pensi di queste demolizioni qui al Tiburtino? La gente che ci sta prima non piglia casa, invece la gente che ci va dopo, mettiamo un anno, due anni, piglia subito casa. E poi come è successo alla Garbatella a Pigafetta. Il problema della casa è qualcosa che i ragazzi vivono giorno per giorno, di cui si parla nelle famiglie, nel quartiere. Forse è un argomento troppo impegnativo per noi. Ciò nonostante sentivo che non dovevo lasciarmi sfuggire l'occasione. Quanti anni sono che aspetti la casa? 36. 35 anni. No, che aspetta 5. E l'hai avuta adesso? No, ancora c'è. La tua famiglia quanto tempo ha aspettato? 12 anni. Però a me, quella che si indossa abitaglia, io sono 12 anni. E beh, ma l'anno del fratello. Ma non l'avevo detto a lui. Cos'è, Romano? Il disegno delle case spallate. Ecco ragazzi, ascoltate un momento. Cerchiamo di mettere ordine in questa discussione, in questo problema, eh? Io direi di cominciare. Romano sta facendo un disegno della ruspa, delle case demolite, delle persone. Va bene? Cominciamo a fare un disegno. Ricordate che c'era la ruspa, i carabinieri. Come lo posso sapere? Prima c'era la piccola acqua d'uccio. Così è troppo piccolo. A me l'ho dato voi. E che buono a fare? Oh, mi raccomando che il disegno deve essere fatto bene, eh? Non ve la cavate con quattro segni. Se qualcuno si sente insicuro può provare con la matita, in modo che dopo può cancellare. Ma han preso la matita? Vorrei prima un progetto generale, no? Questo è il palazzo, no? Ecco. E poi dove vuoi mettere la ruspa? Dove la vuoi sistemare? Qua proprio tutti gli uomini. Ti ricordi com'era la ruspa? Di che colore era la ruspa? Giallo brutta. Ma che? Ah sì, giallo marocchino. Era cenere. Maestro, basta fare un palazzo che è stato buttato giù, poi ne faccio un altro e la ruspa cosa fa butta giù. Ok. Poi come era fatto? Questo famo un palazzo. Pure il nome della ditta. E beh, ecco. Come detto la devo spezzare. Ma non era quello che mancava in mezzo, mi pare, no? Come così? Guarda, così. Così, no? Faccio un po' di finestre un po' spallate qua, un po' spalpanate. Mentre disegnavano, ho cominciato a prendere appunti. Non sapevo ancora come sviluppare l'argomento, come trasformarlo in occasione di studio, di ricerca. Adesso dobbiamo scegliere il migliore di ogni gruppo, perché ogni gruppo possa migliorare il disegno e possa farlo più grande. Cioè, anziché farne 5, questo gruppo, ne farà uno solo su un foglio grande. Va bene? Avremmo già scelto quello di Romano. Quello di Romano? Sì. Eccola, questo sotto qui da seconda. Sì, però io vi voglio dire che una scelta non va fatta, sì, quello lì. No, non basta. Bisogna dire perché tu qual preferisci quello di Romano. Qual è quello di Romano? Scusate. Vieni qua, guardiamo, eh? Anche a me piace questo, sì, di Romano, sì, è chiaro. Però voglio capire, a te perché piace di più questo che questo, per esempio? Che cosa ci vedi qua dentro? Come cosa ci vedo? Perché ti piace di più? Perché sono più belli i colori? Fammi no, capire. I colori non c'entra, perché è meglio fatto. Cioè la composizione? Sì. L'abbiamo fatto. A quello te piazza qualcosa, se vede vedi le case, insomma. Però non c'è affollamento da gente. Quello là, quello se gli mette un altro po' di case e gli leva quelle macchine per traverso, quello può diventare più bello di quello sotto. Forse quello te piazza com'è. Per me è meglio quello te piazza. Perché a quello di Romano i casi stanno a pennolone, invece al disegno di piazza, se siete proprio la bruga che sta per buttare giù un palazzo. Ma come vedi che sta buttando giù il palazzo? Che se vede proprio che sta a fianco. Se devo dire qualcosa io, questi due mi piacciono tutti e due. Però notate questo di piazza, come è tutto più fermo, è statico, no? Non c'è movimento, lo vedete? Che è fermo, no? Questa ruspa è piantata, non c'è un'aggressione,
anche se i denti qua sembrano abbastanza da mostro che va proprio nella finestra. Questo di Romano, guardate quanto movimento c'è di linee. Guardate la ruspa come sale, no? Anche le case di Franco hanno un dinamismo. È come se fossero in movimento, no? Sembrano che crollano da soli. Sono tutte aggrovigliate, l'una addosso all'altra, come se si difendessero dalla ruspa. Questa è l'idea che mi dà il disegno di Romano. Allora, questo gruppo, vediamo quale sceglie. Noi abbiamo deciso da fare un pezzo di gruppo. Da fare? Un pezzo da disegno. Un pezzo mio, un pezzo suo, 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 suo. E poi ora tutto. Ecco, vabbè, ma come scegliete? Per esempio... Dimmi. A gruppo facciamo de musica. Quella lì su in alto. Sì. Quello giallo. Però mi sembra c'è più movimento a ruspa delle croci. Sì, c'è perché... C'è più movimento. Tu sceglieresti quelle delle croci, perché? Boh, perché mi sembra un po' più un movimento della mia. E poi perché si vede un po' che sale un po' sulle macerie. Invece la mia è proprio questa ferma sulle macerie. Lo so, però è il caso delle croci. Pure se un movimento e il pezzo che regge l'altro mi sembra una scatoletta. Questo? No, questo. Adesso che abbiamo scelto i disegni, ogni gruppo ha scelto il proprio disegno, dobbiamo passare alla pittura. Sì, pure su quello da Franco. Badate che questo è un lavoro serio, perché prima bisogna decidere dove mettere la ruspa, poi in relazione alla ruspa dove mettere la casa. No? Dove mettere la gente, dove mettere i carabinieri. Dove mettere la strada. Dove mettere la strada. La scuola. La scuola. Quindi bisogna fare il progetto, diciamo. Lo fa vedere lei, insomma, come giallo e la goccia di nero. Sento un sei qua? Ero venuto a prendere della roba, ma mi ha detto che c'eri. Stai, scusa, c'ho le mani tutte sporche. Ma che fa? Lavoro di pomeriggio, fai gli straordinari. Sto mettendo un po' in ordine. Ma che hai combinato? Le banche dove sono andato a finire? Eccoli qua, queste. Hai fatto la rivoluzione. Ma che rivoluzione? Vedi, così è più pratico. Abbiamo riunito, ci abbiamo messo un ripiano di pianforte e dei morsetti e i ragazzi riescono ad avere lo spazio per dipingere in gruppo. Sì, sì. E i soldi chi te l'ha dati? Abbiamo fatto la cassa comune, i ragazzi mettono 20 lire al giorno. Metti anche tu soldi? Sì, 100 lire al giorno metto. Vedi, adesso stiamo facendo i disegni sulla ruspa e sulle case abbattute qui al Pinocchio. Ah, quelle catapecchie dell'altro giorno che c'era la polizia. Guarda, sì, qua sono i disegni individuali, no? Siamo partiti da questo. Sai che c'era un carabiniere che non mi voleva fare passare in mezzo a quella confusione? Sì, c'era molto confusione, infatti. E adesso stiamo facendo invece a gruppo il disegno molto più grande. Guarda tutti quei mobili in mezzo alla strada, tra gente che gridava. Guarda come hanno dato bene il senso della ruspa di questo mostro che aggredisce le case. Contro la legge. Che è contro la legge? Ma questa è una ricerca sul furto che abbiamo fatto. È venuto in classe un ragazzo che prima era un ladro. Vedi, intervista ad un ex ladro. E questo. Ma palo quanto è brutto, questo è solo incontri di notte, scappi. Non è proprio così, questa è una caricatura. E l'hai fatto venire in classe, dove l'hai trovato? Ma attraverso i compagni dell'università. Vedi, hanno fatto un'intervista, lo hanno tempestato di domande, hanno fatto 6 pagine di intervista. Però gliel'hai battuto a macchina tu. Scherzi, sono stati loro a battere. Pensa, delle volte non andavano neanche a pranzo per stare qui a battere a macchina. E ho scoperto che l'80% degli errori di ortografia va via. Ma va, sì, questi non sanno scrivere neanche a mano. Ma no, ma i tasti li abitano cose, invece... Cose. Senti, riconosci questa che cos'è? È uno scaffale. Questa è la predella della cattedra. E tu l'hai... Questa te la fanno pagare per nuova. Ma lì non serviva a niente, tra l'altro non ci vado mai in cattedra. Così invece c'è più spazio. Vedi, qua mettiamo tutta la roba che ci serve, i libri. Adesso i ragazzi hanno un'autodisciplina, arrivano qui, si muovono, vengono, ritornano al banco. Le lucertole. Questa è una ricerca che abbiamo fatto. Pensa che il sussidiario diceva la lucertola è un grazioso animaletto. Invece guarda quante robe noi abbiamo fatto. Non sai quante cose loro sanno sulle lucertole. Le torture. Molte crudeli torture facciamo alle luce. Ora descriverò alcune torture. Scavo una buca, amputo gli arti anteriore e inferiore e le infilo dentro. Spalmo marmellata sopra la luce.
Ma questi sono dei delinquenti, ma hai visto che rosso? Sono quelli che sono ragazzi di borgata. E tu gli fai scrivere queste cose? Questo diventa un incitamento. No? Dopo che hanno fatto questa ricerca è come se si fossero scaricati, no? Avessero abbandonato questa violenza. Adesso mi dicono che non torturano più le lucertole. Sì, te lo dicono davanti per farti piacere. Ma perché non ci devi credere? Chi è questo? Questo è un vivaio, qui dentro ci teniamo delle lucertole, degli orbettini. E tu tieni questa roba in classe? Oh, può essere interessante. Senti, ma perché un giorno non li porti qua? Chi? I tuoi alunni. No, sì, sono più di 30. E beh, ma guarda quanto spazio c'è qui. Riuniamo le due classi. Eh? Possiamo scambiarci le esperienze. Io non ti nascondo che mi sento un pochino isolato. E se riusciamo a stabilire un contatto fra me e te e le nostre classi... No. Voi che cosa state facendo in questo momento? No, ma non si trovano, sai, io l'ho abituati in un'altra maniera di studiare. Anche tu, figlio mio, tu gli devi insegnare l'italiano, la storia, la geografia. Che... Beh, ma così non disegnano, non scrivono. In italiano non fanno scienze. Scienze che fanno la tortura, la marmellata sulla lucetta. E che gli devo dare? Le nozioni, le date, i nomi? Gli devo imbottire il cranio? Dico, io cerco di portare la vita nella scuola. Parto dalla realtà loro. Ma chi te lo fa fare? Chi ti ha messo ste idee in testa? Questi sono ragazzi che non hanno voglia di riapplicarsi. E questo? Qua sono state ore a fare questi, ma questi disegni. Ma questo è un gioco, è un divertimento, capisci? Non c'è disciplina. Ma insomma, prima questi ragazzi a scuola non ci venivano e adesso ci vengono. Sì, stavano sì, per sì, le strade, per i campi, sì, sì. E tu lo sai benissimo, me li avete dati voi questi ragazzi. No, non dire a voi perché io non c'entro con loro. L'altra volta, anzi, io mi sono messo dalla tua parte, ho cercato di mettere una buona parola. Sì, sì, lo so, lo so. Anzi, io ti volevo dire questo, se fa così... Perché l'altro giorno non sei venuto all'incontro dei maestri? Niente, c'avevo da fare, dovevo terminare dei lavori qua. Hai fatto male, almeno così ti potevi difendere. Da chi? Bello mio, tu devi mettere i piedi per terra. Devi capire che questi gli pesti i calli. Dovevi sentire l'altro giorno le maestre, specialmente le donne. Erano scatenate. E tu, capisci, sei messo a fare di testa tua, che so... Figlia, te ne vai nel giardino, esci di scuola fuori orario. Ma che fastidio gli do? Ma poi tutte queste innovazioni. E tu credi che questo passi sotto silenzio? Si sono ribellate tutti, sai? E hanno protestato anche i bidelli, quelli della polizia. Ma che gliene importa a loro? Perché crei un precedente. Sto fatto del doposcuola. Se ne è parlato a lungo. Ora dico, se si deve fare, perché si deve fare gratis? Non lo so, ma non è questo. E che facciamo? Regaliamo fatica allo Stato? E siamo tutti dei missionari. E noi abbiamo famiglia, figli, non siamo mica come te. E a questo punto, per questi 140-150 mila lire al mese che ci danno, possiamo buttare il sangue dalla mattina alla sera. Ma no, scusa, Badalucco, non è questo il punto. Mi dispiace che tu l'hai interpretato in questo modo. Insomma, io sti ragazzi ce l'ho per 3-4 mesi. Anche che devo fare? Li devo abbandonare? Questo è del quartiere, poi dicono. Ah, il maestro D'Angelo lo trova il tempo, voi no. Ma scusa, ma questi sono fatti miei, però. E no, questo è il punto, non sono solo fatti tuoi. Ho capito. Tu sei venuto per dirmi questo. Scusa, non se la prende su questo tono? Come? Ma no, Badalucco, non volevo offendere. Vabbè, lasciamo perdere. Comunque ti voglio dare un consiglio. Guarda che queste ti aspettano al barco, ti tengono d'occhio. Prima o poi te la fanno pagare. Vabbè, adesso vado che mia moglie mi aspetta, l'ho fatto tardi. Una sera devi venire a casa mia, me l'hai promesso. Ti saluto. Ciao. L'ultimo! Tempo. L'ultimo, vai. No, devi scendere, non è. Poco spazio. Attenzione, c'è sotto, un po' di pittura no, fresca. È bello. Sì, però mi sembra sproporzionata sta macchina. Giusto quella, perché? Sennò è bello. Vediamo, allontaniamoci per vederlo meglio. Bello, eh? È il nostro. Sono belli tutti e tre, eh? Ah. Abbiamo fatto queste pitture. E io direi adesso di andare avanti, facendo però un caso concreto. Cioè... vedendo qual è la situazione di questa classe, come sono le case dove noi abitiamo e dove stanno le case dove noi abitiamo. Ma no, ma basta, ne discutiamo. E allora andiamo a posto e facciamo questa ricerca ordinata come ormai siamo abituati a fare. Benissimo, adesso ragazzi vorrei che voi scriveste un pensiero su questo tabellone. A che cosa vi fa pensare questa situazione? No, mettili là. Aspetta, questo qua, però qui c'ha le proporzioni della macchina. È troppo grosso. Io faccio. Allora, facciamo attenzione. Da questi pensieri che voi avete scritto risultano alcune cose importanti, no?
Io vorrei leggervi solamente qualche pezzo, qualche brano. Noi delle baracche stiamo male, perché quando piove l'acqua entra dentro le baracche e poi fa freddo e bisogna accendere il fuoco. Allora io vi propongo di fare la storia della vostra famiglia, no? Come? Ecco, come si fa la storia della vostra famiglia? Ah, quando ha preso casa! Una alla volta. Da quando c'è la prima casa fino adesso? Ecco, diciamo, prendiamo un punto di partenza, cioè il nonno. E però, a me... Ma io ma c'ho due nonni, no? Come due nonni? Nonno paterno e nonno materno? Ecco, l'abbiamo detto. No, paterno, prendiamo, del padre. Prendiamo, solo del padre. Vi fate raccontare da vostro padre, da vostra madre? A papà, qual è stata la prima abitazione? Ecco, partendo dal nonno, il nonno dove stava? Non so come ha cambiato la casa, come... Perché... come ha vissuto e poi del padre pure, no? Ma certo, non è che dobbiamo farlo adesso, ragazzi. Siccome domani è in vacanza, voi ne approfittate, poi possiamo stabilire. Poi, no, ma voi dovete fare. Dovete, per sapere, dovete chiedere al papà, alla mamma. Chiedevo, no? E poi. Dovete chiedere. Ecco, possiamo anche fare delle domande insieme e stabilirle insieme per sapere qual era la situazione. Allora, mio nonno paterno nacque a Cerignola, in provincia di Foggia. Faceva il bracciante e divenne sindacalista e nel 1919 dovette fuggire e venire a Roma perché era perseguitato dai fascisti. Però poco tempo dopo fu arrestato e condannato a 3 anni. Uscito si stabilì in una baracca. Ecco, Marco, grazie. Ecco, vedete, Marco ha tentato di fare non solo gli spostamenti della famiglia, ma la storia. La storia, nel senso vero. Cioè, dov'era, che cosa facevi il padre e così via. Questo qui è un tema molto interessante che dopo ne possiamo discutere e possiamo approfondirlo, anche questo tema, no? Ecco, cioè tutta la storia dei vostri genitori, per esempio, durante il fascismo, no? Che è un argomento estremamente importante e poi riguarda la storia ed è interessante. Allora, per ora prendiamo anche di Marco le informazioni. Cerignola. Viene da Cerignola, cioè da? Bari. Cioè Foggia. Foggia. Puglie. Puglia. Allora, Amedeo, da dove viene la tua famiglia, la regione? Da Roma. Ecco, Lazio, Roma. Quando sei arrivato? I ragazzi, un po' alla volta, attraverso le semplici cronache delle proprie famiglie, stanno scoprendo la storia. Non quella fatta di nomi, di date, ma quella vera, che fa capire perché certe cose sono successe e come sono state vissute dalla gente. 67, ma è... No, 66. 66. 66. Perché... 66. Quindi, perché quanti anni... 6. 6 anni. 6. 7, ma è 6. 59, 7 anni. 7 anni. Ora, vediamo che cosa possiamo ricavare da questo tabellone. A che cosa vi fa pensare questo? Questo, chiamiamolo pure un tabellone... storico, diciamo, no? Perché però, c'è pure storico e questa qui è, vedete, una situazione più immobile, adesso. No? Questa è dove perché abitiamo. È dove abitiamo adesso, no? Quindi è una situazione ferma. Questa qui c'è storico. Un movimento, invece, no? Perché non sempre siete stati al Tiburtino. Vediamo che cosa vi fa pensare. Guardate le regioni, per esempio, no? È tutto diverso. Lazio, Campania, Lazio. Puglia. Che cosa significa? Vabbè, io dammo un Vogliamo dare il titolo intanto al tabellone? Come possiamo intitolarlo? I malestanti. Come? I malestanti. I malestanti? No, le abitazioni della nostra famiglia. Malestanti. Le cosa case dei malestanti. Quelle che stanno male. E quelle che stanno male dentro le case, piccole, umide. Tu sai comunque che malestanti è una parola che non esiste. Siccome le case poteva di le case del male. A me mi va bene, È una parola che non esiste, però rende il concetto. Allora diciamo le case dei malestanti. Vabbè, siete d'accordo tutti? Sì. Le case, non è tanto la storia. Le case dei malestanti. Che stanno male. Che stanno male. Ma stanno male. Davvero, È una settimana che lavoriamo, tra interviste alle famiglie, cronache, statistiche. Ogni ragazzo ha scritto vari commenti ai tabelloni. Li abbiamo letti, discussi. Inferiori, c'è ragione Massi. Si sentono inferiori a quello che sono. Ragazzi più istruiti di loro. Inferiori. E i ragazzi più istruiti di loro. Più istruiti, bravo. Ecco, sono costretti a fare i manovali o i muratori? O i muratori.
Ecco, questa è un'esemplificazione, perché non è che poi o il manovale o il muratore. Si vuol dire un mestiere umile senza specializzazione e senza un titolo di studio adeguato. È questo che vogliamo dire, no? Non ho detto male. Ormai avevamo fatto grandi progressi. Così ho pensato che fosse venuto il momento di introdurre in aula la tipografia, la macchina per la stampa. È semplice da usare, però è anche delicato, eh? Quindi... L'idea che una cosa scritta da loro possa moltiplicarsi, che tutti possano averne una copia e magari farla conoscere ad altri, li ha entusiasmati. Va bene? Sta venendo bene, mi pare, no? Ce la mettono tutta per non sbagliare. È un impegno di fronte a se stessi, di fronte agli altri. Abbiamo fatto dei piccoli errori, però sì, siccome io qua, aspetta, mi sono sbagliato a dettagli a Minnoni, invece da di Dio ho detto dei, allora ci abbiamo messo qua e poi l'ho pedato. Ecco, quando l'avete finito però bisogna togliere gli errori, sì. Poi c'è una cosa apposta. Lo spazietto, da. Quante copie vogliamo fare? 50, guarda. Ma mi sembra una per uno. Eh sì, perché ne vanno 16 chi la vuole? Maestro, 30. Certamente 16 per la classe, no? 35. Lo fa bene. E Luciano toglie il foglio. Basta così. Eh? Basta così. Forte, eh? Forte. Devi premere forte. Ecco. Più uniforme. Fai sempre la stessa forza, eh? Qua. Perfetto. E mo viene pure la copertina di sopra, senza colore. Aspetta, lo fai. Avevamo bisogno di saperne qualcosa di più sulle origini e la storia del quartiere. Abbiamo invitato il padre di Marco e il padre di Franco. Comunque erano nati lì. È come prendere una pianta e trasportarla da un'altra parte, Luciano, no? Perché noi abbiamo fatto una ricerca sul quartiere, no? Con gli alloggi, il tipo di abitazione, quanti anni ci sono voluti per aspettare una casa nuova, no? Quindi forse, Franco, era questo il senso della domanda? Cioè che cosa manca oggi al Tiburtino, no? Cosa c'è, che cosa manca? Nessuno posso fare. No, diamo il tempo di rispondere. Ecco, Luciano ha formulato bene che cosa c'è e che cosa manca al Tiburtino. Al Tiburtino non c'è niente, e quello che manca, manca tutto. Non ci sono servizi sociali, guarda, non c'è cinema, non c'è una biblioteca, non c'è un teatro, non c'è niente, guarda. Perfino un ambulatorio, vabbè, non esiste. Ma a Porta Medogna c'aveva sto cinema, sto teatro. Era due passi. Da Porta Medogna con 5 minuti si stava a Piazza Venezia. E dal Tiburtino andare a Piazza Venezia... A quei tempi ci voleva un'ora e mezza. Ma come era Tiburtino prima, all'inizio? Durante la guerra. No, durante la guerra, all'inizio, quando è nato? È nato primo, secondo e terzo lotto, Tiburtino terzo. E adesso c'è stato tutto pascolo. Ah, era tutta campagna? C'andavano a pascolo le vacche, le pecore. Non c'era... Secondo me, poi lo verifichiamo insieme, possiamo dividere in due capitoli tutto questo materiale. Da una parte ci sono i racconti di guerra, no? Della prigionia, come per esempio il padre di Sergio Valente. Altri invece riguardano il disagio, il malessere, la fame che hanno provato quelli che non stavano al fronte, ma erano rimasti in città, no? Remo mi ha riportato con crudezza al futuro immediato di questi ragazzi, che presto saranno gettati in un mondo del lavoro che non conoscono e dal quale non possono difendersi. Allora sono 1.500, 1.700, 1.900, 3.000, 3.300, 1.450. 4.750. È andata bene, no? Insomma. Ma va sempre così, ogni giorno così? Beh, no, diventa. Certi giorni sì e certi giorni no. Oggi perché è sabato pomeriggio. Certo, la gente fa i rifornimenti. Il tempo che ci rimane è poco, perché tra 2 mesi ci saranno gli esami. Ma ben presto molti, quasi tutti, andranno a lavorare. Così ho proposto loro di fare un'ultima indagine sul lavoro dei loro coetanei, nel quartiere. Mestiere? Commista? Quanto prendi a settimana? Mille.
Stiamo facendo il lavoro. Ragazzi, c'è il signor direttore. Cosa fanno qui, ragazzi? Perché non sta attaccando? Se voi vedete tutto il nostro lavoro che abbiamo fatto adesso. Questo fate vedere al signor direttore. Guarda il tempo del campione di Fustino. Guardi che bella fotografia che ha fatto Valerio. Questa è la fotografia della Torrata. Questa è la piazza del... Questa è la Torrata. I disegni del nostro quartiere. Tutti i ragazzi. La macchina porta è questa. A biblioteca pure è qua. Voglio piacere la biblioteca. Ma che piace. Un momento, ragazzi. Ma dove è il signor direttore? Senta, se va a vedere contro la legge. Andiamo là, andiamo là. Se vuol vedere me. Fatti i cartelloni arrestati. Ecco, questo qua. Cosa sono i malestanti? Vedi, malestanti è una parola che hanno inventato loro. E benestanti, quelli che stanno male. Del gruppo dei romani. Attenti ragazzi, finiti tutti i soldi della cassa. Abbiamo speso. Cos'è questa cassa? La cassa comune, ogni ragazzo portava del denaro ogni giorno. Abbiamo speso tutto per le fotografie e per la stampa, sì, delle fotografie. Ma la fotografica da casa è dovuta comprare. Benissimo, rimettetela a posto. Voi continuate, sì. Travestiti, dammi i disegni. Ecco, ne volevo un attimo spiegare. Vedi, l'abbiamo fatto in gruppo però senza competitività. Mi pare che abbia dato degli ottimi risultati. Guardi poi che cosa strana, c'è una somiglianza di stile, eh? C'è una somiglianza di stile. Non solo, ma poi attraverso questi disegni ed altri, i ragazzi hanno imparato a leggere la pittura, cioè a capire quale elemento era migliore di un altro, il perché. Capisco. Non si limitavano più a dire questo mi piace, questo non mi piace. Signor direttore. Papà su e casa abbiamo fatto un giornalino. Ecco, poi questi tabelloni hanno dato vita a questo giornalino. Ma in questo giornale è l'ultimo è quello che lei ha anche ricevuto perché gliel'abbiamo mandato, no? E sulla seconda guerra. Di questo parleremo dopo. Sì. Ora, no, io volevo dirle un'altra cosa. Prego. Io nella mia qualità di direttore ho sentito in dovere di venire a visitare la classe perché tra poco ci saranno gli esami di licenza elementare, io sarò in commissione e vorrei fare qualche domanda in modo che si abituino a essere interrogati da me. Certamente. Sì. Vuole fare qualche domanda? Maestro, abbiamo finito tutto il lavoro. Ragazzi, mettetevi a posto. Mettetevi a posto che il signor direttore vuole farvi qualche domanda. Aiutatemi a mettere i tabelloni. Abbiamo accostato la cattedra perché non ci vado mai. Prego, s'accomodi. Ecco, ragazzi, allora state attenti. Allora, siedi qua, Renzo. Facciamo qualche domanda. Per gentilezza, prendiamo i libri di lettura. Sì, chi mi prende i libri di lettura, per favore? Ecco. A pagina 19 del libro di lettura. Tu? Io. Leggi a pagina 19. In piedi? Sì, in piedi, sempre in piedi. Terra. Terra notturna da un tratto branco. Un momento. Ricomincio da capo. Terra. Leggi lentamente e cerca di capire quello che leggi. Terra notturna, da un tratto brandì dalle coppe una voce, versi il mantello scarlatto, solleva il vessillo e la croce, tu che mettesti la prova nel pallido. Ma scusa, occaso. Tu capisci quello che leggi o no? Cosa stai leggendo? La poesia. E cosa dice questa poesia? Parla della terra. Quale terra? C'è qualcuno che sappia leggere un po' meglio di così? Tu, vieni qui. Io? Tu. Terra notturna da un tratto brandì, alle coffe una voce. Vesti il mantello scarlatto, solleva il vessillo e la croce. Tu che mettesti l'aurora nel pallido occaso e l'aurora. Che cosa vuol dire occaso? E allora come fai a leggere senza sapere quello che significano le parole? Chi è che sa rispondere?
Vieni tu. Che cosa vuol dire occaso? Ma lasciamo andare, perché queste sono parole un po' particolari, un po' difficili, anche logico che non siano di vostra comprensione, ma qual è il significato di tutta la poesia? Che cosa ti fa sentire? Che cosa ti fa capire? Queste sono le sensazioni di un uomo che rivede la terra dopo tanto tempo. E che terra vede e chi è quest'uomo? Vai al tuo posto, vieni tu. Vai a posto. Allora, chi è quest'uomo? Cristoforo Colombo. E che cosa aveva scoperto? Aveva scoperto? L'America. Oh, l'America. Ma lui sapeva che quella era l'America? Mi pare che andiamo male, maestro. Cerchiamo un altro. Vieni tu. Facciamo l'analisi grammaticale di questa poesia. Vediamo un po'. Solleva. Cos'è? Un verbo. Bravo. Poi? Il verbo sollevare. Sì. Quando dovevi parlare stavi zitto. Adesso parli. Non è questo il contegno che si tiene in classe. Vieni tu. Scarlatto. Innanzitutto cosa significa? Va bene, vai al posto. Non mi sembra che siano molto preparati nell'analisi grammaticale, maestro. Non abbiamo avuto il tempo di approfondirla, abbiamo fatto tante altre cose. Ma questa no. Tu, in che anno fu fatta l'Unità d'Italia? C'è qualcuno che sa rispondere? Uno alla volta. 1860. Bene. Piazza. Vieni tu. Chi furono gli artefici del Risorgimento? Questo glorioso periodo della storia italiana. Il Risorgimento noi non l'abbiamo ancora fatto. Luciano, volevi? Signor direttore, noi sappiamo bene la Seconda Guerra Mondiale. E non il Risorgimento. Per ora abbiamo studiato la Prima Guerra Mondiale, soprattutto la Seconda. Ma mi sembrava più logico andare in progressione, comunque. Questi sono... Ma almeno i fatti fondamentali. Chi era Garibaldi, lo sai? Generale. Un generale, cosa fece? Quando è che disse obbedisco? C'è Bonini che vuole rispondere. Vieni qui. Tu vai. Allora, chi furono i grandi artefici del Risorgimento? Mazzini e Garibaldi. E poi? E Cavour. E poi? Vittorio Emanuele. Vittorio Emanuele? Secondo. E cosa fecero questi? Cercarono in tutti i modi da fare un'Italia unita. Ma ti pare un italiano corretto questo? Come fece con tutti i modi di fare un'Italia unita. Ho capito gli spinti. Fermi. Ecco, potete andare. Grazie. Arrivederci, maestro. Arrivederci.
Lei si fermi un po' con me. Sono indietro questi ragazzi, sono molto indietro, mi dispiace dirglielo. Nemmeno un elemento, un principio di analisi grammaticale. E poi la geografia, la storia, l'aritmetica. E io mi domando che cosa abbia fatto lei in tutto questo tempo. Sì, mi ha fatto vedere questa cosa. Sarà anche bella. Ma io mi domando cosa c'entra tutto questo con la scuola. Questa è una ricerca sul lavoro minorile, se mi dai il tempo di spiegarle. No, no, ho capito benissimo. I ragazzi sono andati in giro a fotografare per il quartiere e la cosa avrà delle ripercussioni perché già ho avuto delle lamentele, ma delle lagnanze. Perché? Lasciamo stare, di questo parleremo dopo. Ah, è chi? Mi scusi, non la trovavo più, credevo se ne fosse andato. Buongiorno. Buongiorno. L'aspetto in segreteria? No, 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 la prego, si accomodi. Lei giunge a proposito. Stavo dicendo al maestro D'Angelo che ho interrogato la classe. Un disastro. Il libro di lettura e il sussidiario li hanno messi da parte. E qui bisogna intervenire, bisogna fare qualche cosa assolutamente. Capisco, capisco. Io no. Veramente non capisco. Io avevo tentato di far presente la situazione al maestro D'Angelo quando arrivò qui. Se ricorda il nostro primo incontro, io tentai di metterla in guardia. Le dissi di fare quello che poteva, di tenerli un po' su. E con questo? Ma lei, sin dai primi giorni, non ha voluto sentire nessuno. Come se noi fossimo qui, non so, per ostacolarla o per danneggiarla. E non per consigliarla, aiutarla. Un momento, signora, mi scusi. Lei sta cercando di dire che i miei ragazzi sono mal preparati perché io ho voluto fare di testa mia? No, no, non volevo dire questo. Quindi adesso i miei alunni non sono più degli scarti come lei li definiva il primo giorno. Sono soltanto dei ragazzi mal preparati e la colpa sarebbe mia. Ma mi lasci spiegare. Non è questo precisamente. Mi scusi un momento. Prego. Voglio farle vedere un componimento che i ragazzi hanno fatto il giorno seguente il mio arrivo. Ecco, ne prendo uno a caso. La mia famiglia. La mia famiglia è composta da quattro persone. Mio padre, mio fratello e io. Ha dimenticato addirittura la madre. Ma sì. E guardi per favore l'ortografia, la punteggiatura, sì, l'elencazione arida. Ma si sapeva, no? E allora cosa avrei dovuto fare io? Cambiarli da così a così? Ma guardi che non stiamo dicendo che questi ragazzi erano preparati. Per fortuna. Non mi interrompa. Noi stiamo dicendo che lei forse non ha fatto del suo meglio per preparare questi ragazzi ad affrontare l'esame di licenza elementare che avranno tra pochi mesi. Io non ho fatto del mio meglio. Ma se da quando sono qui abbiamo lavorato tutti i giorni. E tanto per cominciare i ragazzi a scuola ci sono venuti, tutti. In meno di 3 mesi, noi abbiamo fatto, dopo una ricerca sulla casa, venga signora Olivieri, che lei non li ha visti, questi 3 disegni collettivi, in gruppo. E poi, guardi, la quantità di materiale, ricerche sulla delinquenza, sul furto, sulle case, sul quartiere. Guardi, guardi quanto materiale. Ed è costato molto fatica. I ragazzi spesso sono stati qui dentro fino alle 7 di sera portandosi un panino per non interrompere il lavoro. Ed è chiaro che in tutti questi lavori si sono spesso presentate occasioni di calcolo, di operazioni, di altre attività. E ancora, abbiamo fatto 2 giornalini che avete anche ricevuto. Uno ancora sulla casa e poi una monografia sulla Seconda Guerra Mondiale, 43 pagine. I ragazzi, ed è questo molto importante, si sono espressi, hanno parlato, sono stati insieme. Hanno lavorato insieme. Mi scusi, forse non mi sono spiegato bene. Lei mi chiedeva che cosa c'entra tutto questo con la scuola. E questo non è italiano, storia, geografia, tutto insieme. Mi scusi, io non è che le contesto il metodo. Io ho l'impressione che lei nel suo entusiasmo, mi scusi, nella sua inesperienza, lei abbia perso di vista, così, suggestionato da queste nuove tecniche, abbia perso di vista quello che è il fine ultimo della scuola, l'insegnamento, l'apprendimento. E poi, non so se vogliamo dire proprio tutto, mi scusi, direttore, ecco, nei giornalini, ecco, qua, per esempio, il padre di Remo,
Il padre di Franco. Queste cronache, queste storie, come vogliamo chiamarle, le hanno scritte i genitori, non i ragazzi. Ma perché lei crede che i genitori di questi ragazzi sappiano scrivere meglio dei loro figli? Certo, in qualche caso i ragazzi hanno solo trascritto, ma poi hanno battuto a macchina, stampato, corretto. E questo non è esercizio di lingua, non è lavoro. I genitori probabilmente non avevano mai letto un libro sulla Seconda Guerra Mondiale, ma questo l'hanno letto, perché è anche la loro storia ed è scritta con le loro parole. Quel ragazzo, quello che lei prima ha interrogato, lo stesso del tema sulla mia famiglia di tre righe. Guardi, guardi quanto ha scritto, quanto ha faticato. A poco ha cominciato a riconquistare la sua famiglia, a conoscerla, a individuarla. Ammettiamo pure, sì, ammettiamo pure che sia stata legittima questa scelta di argomenti, questa scelta di argomenti sociali, stante il contesto. Ammettiamo anche questo. Ma io dico, ma lei nel frattempo non poteva fare anche un po' di programmi? Che cosa vuol dire, scusi? Io i programmi li ho rispettati. Cosa? Adesso non ricordo esattamente le parole, e cito a memoria, ma i programmi parlano di un rifiuto delle conoscenze cronologiche e sistematiche, e ancora di una continua e precisa conoscenza e partenza dall'ambiente esterno. Se vuole possiamo controllare. No, no, lasci stare i programmi perché li conosco, se lei permette. L'ambiente esterno, capisce? Per il maestro D'Angelo, l'ambiente esterno è questo. Io non ho detto questo. E così alla fine dell'anno avremo una classe di sociologhi, di urbanisti, di economisti. Però tutta gente che non saprà distinguere un nome da un aggettivo. Se per questo anche i programmi parlano di analisi grammaticale come scoperta creativa del bambino. Scoperta? Ma che cosa hanno scoperto i suoi ragazzi? Si sono occupati soltanto di cose più grandi di loro. Questa è la verità. Ed è ora di mettere i piedi per terra, di guardare in faccia la verità. E va bene. E guardiamola in faccia questa realtà. Che cosa sono i programmi secondo lei? Questi? Lei prima mi rimproverava perché noi in classe non usiamo il sussidiario e il libro di lettura. Mi ha anche chiesto perché io almeno in parte non avessi fatto un po' di scuola tradizionale. È vero? Bene. Mi sono posto anch'io questo problema. E allora ho cercato in questi libri se ci potesse essere qualcosa di utile per i miei ragazzi e non ho trovato niente. Niente che potesse interessarli, potesse tenerli a scuola. E così questa volta ha deciso lei, non tutti insieme. Non esiste una via intermedia. Io ho dovuto scegliere fra una scuola aderente alla vita e una scuola aderente a questi libri. Io ho scelto una scuola aderente alla vita, secondo lo spirito dei programmi. Lo spirito dei programmi? Lasciamolo stare, lo spirito dei programmi, che è una cosa impalpabile. Restiamo alla sostanza. D'accordo, restiamo alla sostanza. Allora, io in questi libri non ho trovato altro che date. E nomi di città, di fiumi, di montagne, di piante, di animali. Nascita e morte di personaggi storici. Date di armistizi, di battaglie, di pace. Tutte cose da imparare a memoria, stupidamente, senza capirle. Buone soltanto per passare gli esami. E non parlo soltanto per i miei ragazzi. Io penso che un tipo di insegnamento di questo genere sia ormai superato, sorpassato, condannato da tutti, anche dai programmi, in assoluto. Quel ragazzo, quello che lei prima ha interrogato, è il più difficile che ho. Ha già ripetuto tre volte, ha ormai 13 anni. Lei prima lo ha interrogato su quella brutta poesia del Pascoli. Brutta? Sì, signor Olivieri, perché Pascoli ha scritto anche delle brutte poesie. Lei gli ha chiesto che cosa voleva dire. Brandì dalle coffe una voce. Oppure mettesti la prora al pallido caso. E in più gli ha chiesto qual era il senso generale della poesia. Quale fu il sentimento che provò Colombo nello scoprire l'America. Ma che cosa ne sa lui? Che cosa gliene importa di Colombo e dell'America? Questo ragazzo ha una situazione familiare molto difficile. La madre entra ed esce dall'ospedale. Il padre a volte continua a picchiarlo già quando gli sanguina il naso. Me lo ha raccontato lui. Inoltre ha avuto un trauma qualche anno fa in un incidente d'auto. Lo so. Ma è un caso limite, un'eccezione. Non è vero. Con me qui non è un'eccezione. E comunque anche lui ha il diritto di frequentare la scuola. 8 anni. Con gli altri insegnanti passava il tempo sbattuto nei corridoi. Una maestra lo mandava fuori dicendogli non sei degno di stare in questa classe. E così il problema era bello risolto. Certo, attacca sempre briga, ma sempre pronta la fionda. Spesso non si concentra, parla a sproposito,
Ma con me ha frequentato, è stato qui. Quando abbiamo fatto il primo giornalino, ecco, si è subito rivelato il più abile e ha riconquistato un po' di dignità, perché prima i ragazzi, i suoi compagni, tendevano a prenderlo in giro. Si è interessato al problema del lavoro minorile, perché certamente questo è il suo prossimo futuro. Si è interessato al problema della casa, perché vive in una casa piccola, umida e senza servizi. Sa questo che cosa vuol dire? Bene, e io a questo ragazzo cosa dovevo leggergli? In questo libro. Dov'è? Ascolti. L'uomo non vive di solo pane, ma dello splendore del firmamento, della leggiadria degli alberi di magnolia, dello squisito disegno dei cristalli di neve, non di solo pane, ma della magia d'un violino, della sublimità d'una cattedrale fiocamente illuminata, non di solo pane, ma delle biografie delle anime grandi. E ancora, oimè, che cosa è accaduto? Il mandorlo è fiorito, io nulla ho sentito, nulla ho veduto. E gli altri ragazzi, nei campi li ho trovati, riuniti in bande, che torturavano e ammazzavano lucertole, facevano affiondate. E questi, qui c'è il gruppo della Torraccia, abitano in baracche che d'estate si arroventano, d'inverno si inondano d'acqua. Lavorano dall'età di 7 anni. Dall'età di 7 anni portano i soldi a casa, contrattano con gli adulti. E io che cosa dovevo raccontare anche a loro? Che non si vive di solo pane, ma del firmamento, della magia del violino, delle biografie dei grandi uomini. E badi bene, che queste sono soltanto le cose leziose, apparentemente innocue, ma c'è di peggio, le falsità, le inesattezze. Ecco, senta, sorse allora il partito fascista, col proposito di rendere la patria ordinata e disciplinata all'interno, forte e rispettata nel mondo. E ancora, non è finita, ancora. In seguito l'Italia cercò di estendere il suo dominio dall'Eritrea all'Abissinia, ma il Negus, cioè il re di Abissinia, mandò le sue orde feroci di negri contro i nostri soldati. Lei prima mi rimproverava di fare politica in classe. E questa che cos'è? Io non posso far fare ai miei ragazzi una ricerca su un problema attuale, reale, documentato, come sta scritto su queste schede. E invece un autore qualsiasi può permettersi di scrivere qualsiasi assurdità, sciocchezza, inesattezza. E io per di più dovrei insegnarle ai miei ragazzi, ingannarli. Va bene, va bene. Ma non bisogna generalizzare, lei ha fatto una scelta ad arte. E perché? Questo che cos'è? Non è scelta politica e ideologica scrivere queste cose? Ma io non ho mai detto che questi testi siano perfetti. Io le dicevo prima che lei si è lasciato prendere la mano. E ha ragione la signora Olivieri quando dice che così il maestro va a rimorchio. La scuola deve essere formativa. I programmi dicono anche questo. E se non li forma il maestro, chi li forma i ragazzi? Ma se cominciamo noi, se glielo diciamo noi ai ragazzi che cosa è bene e che cosa è male, che cosa è brutto e che cosa è bello, che cosa devono o non devono studiare, che cosa possiamo formare? Degli uomini liberi, capaci di ragionare con la propria testa e di fare delle scelte da soli? Oppure degli schiavi, dei robot? Ma come fa a non capire? Insomma, secondo lei tutto quello che facciamo noi è sbagliato. È così che lei pensa? Sì. Ecco. Da più di 100 anni in Italia, nel mondo, la scuola si fa in questo modo. E ora dobbiamo sentirsi dire che è tutto sbagliato. Ed è lui che ce la viene a dire. Per carità, non sono io che lo dico. Queste cose si dicono in Italia da almeno 50 anni. Forse è più facile dire che fare. Intanto facciamo. Direttore, se lei permette, io torno in segreteria. È molto tardi e ho molto da fare. Vada pure, la raggiungo subito. Maestro D'Angelo, io sono stato ad ascoltarla pazientemente. Abbiamo discusso a lungo e siamo sempre tornati al medesimo punto. Stando così le cose, io devo dirle che non posso giudicare la sua classe diversamente dalle altre. Io capisco che per i suoi ragazzi ci possono essere dei problemi particolari,
ma per me i ragazzi sono tutti uguali. Io ho ispirato a questi miei principi 25 anni di carriera. E anche se, come uomo, io posso anche comprenderla, come direttore io non potrò usare due pesi e due misure, anche se mi rendo conto che così facendo potrò provocare un danno molto grave per i suoi ragazzi. Questo è tutto quello che posso dirle. È così. Lei ha già deciso che tra due mesi questi ragazzi non saranno maturi. Io non ho detto questo. La verità è che lei non gliene importa niente di questi ragazzi. Non gliene è importato in tutti questi anni, quando ha permesso che venissero sballottati da un corridoio all'altro, da una classe all'altra. Quando venivano bocciati o erano assenti. Soltanto adesso lei si preoccupa, al momento dell'esame. Sente la responsabilità, il senso del dovere. I criteri che l'hanno ispirata per 25 anni di onorata carriera. Soltanto adesso lei sente gli scrupoli. Lei sa quanti di questi ragazzi hanno già il posto assegnato in riformatorio o in prigione? E se un giorno questo dovesse accadere, lei crederà di essere completamente estraneo alla vicenda, e non è vero. Basta! Non le permetto di rivolgersi a me in questi termini. Non me ne importa niente, direttore. Perché a queste condizioni io non resto. Ma le voglio dire un'altra cosa. Il vero esame, la vera bocciatura, sono riservati a me, al mio lavoro. Che lei non può comprendere, che lei non riesce a capire, che non può accettare. Perché non ha il coraggio di rivedere e di modificare le sue posizioni, di mettere in dubbio i suoi principi, che sono superati, vecchi, e che non hanno niente a che fare con la realtà. Dopo qualche giorno di inattività forzata, ero più stanco ed inquieto di prima. L'idea che i miei ragazzi fossero nelle mani di un supplente, che con molta probabilità insegnava loro con i metodi tradizionali, non mi dava pace. Per fortuna è arrivata la lettera di Guido, un mio amico, maestro elementare anche lui, che da anni si è trasferito al nord. E così hai lasciato la tua classe, i tuoi ragazzi, e te ne sei andato. Mi dici anche che l'avresti fatto nell'interesse dei ragazzi stessi, per evitare che a causa dei tuoi contrasti con i superiori rischiassero di non prendere mai più la licenza elementare. Ma che vuol dire tutto questo, scusami? Perché dovrebbero bocciarli? Dal materiale che mi hai mandato mi sembra che hai svolto un programma più che sufficiente. E anche ammesso che li bocciassero, la colpa sarebbe tua o loro? In fondo che cosa ti hanno rimproverato? Di essere stato un maestro che va a rimorchio? Di non essere stato un vero insegnante? È vero. Non sei stato un insegnante, ma un educatore. Non ti sei preoccupato di fornire ai tuoi ragazzi un certo numero di nozioni, ma di dargli gli strumenti per interpretare la realtà. Ma queste cose è inutile che te le ricordi io. Le sai benissimo. Anche se hai potuto dimenticarle, in un momento di sconforto e di dubbio. Una sola cosa avevo capito con chiarezza. Che andarmene, rinunciare, non era una soluzione per nessuno. E poi il problema che avevo di fronte non riguardava solo Remo, Franco, Stefano e gli altri ragazzi della mia classe, e neppure soltanto i ragazzi di Tiburtino, di Pietralata e della Torraccia, ma tutti, tutti i ragazzi come loro, che attendono, che chiedono, che meritano una scuola capace di farne uomini indipendenti, liberi, nuovi. Buongiorno, come stai? Ciao Patrino, buongiorno, come stai? Franco e Remo? Stanno giù. Possiamo chiamare? Sì. Franco! Remo! Ciao Remo, dai! Come va? Eh? Stiamo a scuola? No, quando andiamo via, io non ci sono. Ma come non ci sei? A me, io ho ricominciato a prendere il lavoro. Stavamo così, era uscito. Giorgio! No, come stai? Io bene. Come ciao Romano! Ciao Buzzi! Ciao, 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 ciao.
ti hai fatto male? Quanti punti hai? Va bene. Romano, dove sta? Romano? No, con Brunocino si stava una favola. Brunocino proprio era una cosa stupenda proprio, veramente. Andiamo cavallo, costa cavallo fresco! 3.300, 4.450, 4.750. È andata bene, no? Non so. A scuola dico da ragazzino, non è che mi è proprio appassionato mai. Dobbiamo stare insieme un anno intero. E così non può andare avanti. State esagerando. Se ci arrivate un anno. Stai zitto. Non so se si era medesimato una parte che lo faceva per ragioni professionali oppure proprio, ma non si vedeva. Io penso che stava proprio là, si divertiva, si arrabbiava, ci strillava, andavamo fuori, stavamo bene. Non era più un maestro, era uno, era un padre, un fratello grande. C'era proprio entrato tutte le scarpe alla storia. Perché ti sei messo lì da solo? Perché non me va detta quell'altro. Perché? Perché non me va. Io non è che ero proprio un santo come ero sul set. Io mi sentivo osservato sia dall'occhio della telecamera che da tutta la gente che ci stava intorno. E quindi ovviamente sentendomi osservato mi vergognavo, diventavo rosso e diventavo un'altra persona. C'ho quasi due sembianze. Acquisivo due sembianze, poi al di fuori del set giustamente ero un altro. C'è la febbre? È vero. C'ha la febbre anche forte, c'è. In realtà tutto quello che poi si è visto nel film è stato realizzato realmente da tutti noi, insomma, dalla A alla Z. Cioè anche quel tipo di partecipazione era reale, non è che era un copione da imparare a memoria, insomma, no? Era qualcosa che si faceva realmente. È stato proprio un salto enorme, come ci facevano a scuola prima, come ce l'hanno fatta fare nel film e dopo, quando siamo ritornati a scuola, un'altra volta ognuno sui banchi, tutti fermi, tranquilli, non potevi parlare, non potevi fare questo, col libro davanti. Presto, ma è... Allora, guardate dove è 1 e 3. Benissimo. I banchi non servivano più. Ormai avevamo formato tre gruppi. Così abbiamo deciso di dare una nuova sistemazione alla nostra aula. Per noi alla classe vera era questa, per noi a scuola vera era questa, noi come se questa era una scuola vera che ci stavano ripetendo così, che poi hanno scordato le camere, hanno scordato tutto, hanno continuato a studiare. Magari dovevamo fare, che ne so, la terza media pure così, per l'anno appresso la terza media, il secondo e il terzo, università, magari. Non so se forse l'aver fatto quel film all'epoca possa aver in qualche modo inserito qualche meccanismo di così di non accettare quello che te vi. Curtino, di Pietralata e della Torraccia, ma tutti i ragazzi come loro, che attendono, che chiedono, che meritano una scuola capace di farne uomini indipendenti, liberi, nuovi. Il film, per come è stato realizzato, alla fine non è che proponeva solo una nuova tecnica pedagogica, capito? Il fatto è proprio, sono rapporti diversi, viene fatta dalla classe comune, la classe diventa una piccola comunità in cui
le cose si mettono in comune. Questo avviene. Chi è che vuole intitolarlo Quinto non ammazzare? Alza la mano. Sì, a me. A me? Va bene, allora Quinto non ammazzare. Questa scuola attiva, che poi si fa risalire a Célestin Freinet, contiene, implica e postula una rivoluzione sociale, politica. In tante scuole elementari e medie, le persone che più o meno la pensavano come me, la prima cosa che facevano entrando a scuola era la chiedere l'aula magna se c'era per proiettare questo film magari nella versione ridotta. Io ho voluto più bene, diciamo, a Ricci che a Ciri, sono stato più, insomma, più attaccato, perché con lui, magari con Cirino poteva essere era una finzione, magari, perché invece con Ricci eri proprio, dovevi studiare per davvero. Devo dire che i ragazzini in quel tempo, erano 30 anni fa, insomma, reagivano con grande entusiasmo e pretendevano da noi lo stesso tipo di insegnamento. Cosa che in qualche misura abbiamo cercato di fare, non così bene come è successo nel film, però ci abbiamo provato, e anche in tanti. Però poi questi medesimi ragazzini dovevano affrontare le cosiddette prove, l'esame con le date, col Manzoni, con gli inni sacri, quello e quell'altro. E noi certe volte siamo stati accusati di averli mandati allo sbaraglio. Cosa c'entra tutto questo con la scuola? Il passaggio è difficile perché non si tratta di ingranare un'altra marcia, di adottare una tecnica, si tratta di cambiare vita. Ecco, il fatto che c'è nel diario è emblematico, che la pedana della cattedra viene tolta, addossata al muro e trasformata in scaffali. Franco, Piazza, Veneto e Bonino, aiutatemi a togliere la cattedra, in modo che usiamo la pedana come libreria. E il maestro scende dal piedestallo, perché non è casuale, la cattedra è più in alto, no? C'è questa idea del sapere che si deve travasare nozionisticamente, uno sa e travasa in quelli. Invece il maestro toglie la cattedra, riunisce i tavoli, si mette a livello e tutta la classe produce cultura. Anche il maestro ammette di non sapere delle cose. Quanti docenti sono disposti a mettersi in discussione, a rinunciare a questa posizione di priorità? Dico, io cerco di portare la vita nella scuola, parto dalla realtà loro. Questo medesimo tipo di didattica consente anche di ottenere i risultati minimi di ogni tipo di insegnamento, cioè, come si diceva, sapere leggere, scrivere e far di conto. Ci si riusciva meglio con il metodo del film piuttosto che con il metodo tradizionale. Però le istituzioni si sono difese con il nozionismo, per cui molto spesso in tantissime realtà di scuole sperimentali, sia a livello elementare che medio che superiore, un tipo di insegnamento di questo genere ha incontrato praticamente l'ostilità, la barricata delle forze scolastiche conservatrici che erano e secondo me ancora sono la maggioranza. Questi ragazzini praticamente hanno retto uno spettacolo di 4 ore e mezzo. Se tu pensi soltanto di andare a fare uno spettacolo in una scuola tradizionale, c'è da spararsi. Io allora sento che è venuta fuori la loro cultura e credo che sia questa proprio che ha fatto il successo del film, che poi automaticamente è stata la controprova che anche la scuola funziona, cioè c'è un'equazione spettacolo riuscita dalla scuola, cioè se ha funzionato lo spettacolo allora vuol dire che funziona anche la scuola, questo mi sembra inevitabile.